Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo di alimentazione e obesità, come è giusto alimentarci bene senza essere in sovrappeso. Allora è importante quando ci alimentiamo, quando facciamo un pranzo, una cena, mangiare in un tempo giusto, quindi la stessa quantità di cibo in 20 minuti. Quindi noi scegliamo il cibo che ci serve, lo mettiamo nel piatto, non aggiungiamo altro e usiamo 20 minuti per masticare, per socializzare, per parlare, per mangiare e quindi siamo in una situazione in cui la stessa quantità di cibo possa essere mangiata in 20 minuti. Quindi non vuol dire stare a tavola più tempo per mangiare di più, vuol dire mangiare più lentamente. Questo è stato dimostrato in una ricerca appena pubblicata sul Journal of Translational Medicine dell'Università Federico II di Napoli, che ci dice che appunto la lentezza nell'alimentazione permette di non solo evitare l'obesità ma anche di evitare l'ipercolesterolemia. Questo permette infatti di abbassare lo stress, di ridurre i livelli di colesterolo e soprattutto di prendere consapevolezza di ciò che mangiamo, di ciò che ingurgitiamo e quindi permette proprio di controllare il nostro peso. Inoltre, oltre che la consapevolezza, ci permette di scegliere dei cibi che siano diciamo più lunghi da masticare e da poi deglutire. Per esempio cibi freschi, cibi che devono essere masticati, quindi soprattutto chi è molto lento nel mangiare preferisce per esempio verdura cruda da sgranocchiare invece che magari hamburger che sono già in qualche modo masticati, quasi digeriti, oppure insaccati che sono molto facili e semplici da mangiare. Quindi è importante ricordarci di stare a tavola a lungo, ma non per mangiare di più, per gustare meglio il nostro cibo e per stare in compagnia con gli altri. Questo ci permette di stare bene, di avere quindi un giusto peso e soprattutto di non avere l'aumento del colesterolo e quindi anche di avere una mente giovane, quello che a noi interessa. Buona settimana a tutti, buon Natale, buon stare in compagnia con gli altri, buona alimentazione e godetevi i pranzi di questo periodo in salute. Quindi vi raccomando, scegliete la quantità e mangiate in almeno 20-30 minuti. Un abbraccio, ciao, auguri a tutti, ciao!